D'accordo, d'accordo, bambini, avete vinto voi. Io vi racconto una favola, però poi voi mi promettete di andare a dormire. Sì! C'era una volta, e forse ci sarà ancora, un piccolo bambino che da grande voleva fare il cavaliere. Ma non un cavaliere qualunque, da grande voleva diventare un eroe. Uno di quei cavalieri con l'armatura luccicante che vanno in giro a salvare fanciulle, vecchine e bambini. Uno di quegli eroi che vengono chiamati nel momento del bisogno. Ed il suo sogno era quello di poter, un giorno, affrontare un drago. Mi chiamo Rogerio e dicono di me che sono un rampollo di nobile casata. I miei genitori, Ursone e Aquina, signori di Prunetto, mi hanno comunicato che sono abbastanza maturo per iniziare la mia educazione di cavaliere. Che bello! Imparerò finalmente le tecniche per sconfiggere il drago. Devo correre subito dal mio amico Martino, il figlio del falegname, a raccontargli tutto. Vieni che dobbiamo andare, corri! Cosa tuo zio, figliolo? Mi raccomando, ascolta, obbedisci e fai il buono come ti insegno. Sono triste perché mi mancheranno i suoi abbracci e il suo profumo di rose. Ma non posso piangere, sono grande ormai. Devo rendere lo zio Ulderico orgoglioso di me. Così un giorno tornerò a casa e sarò cavaliere. Scusa, ma quanti anni aveva Rogerio? Era piccino, perché devi sapere che i cavalieri medievali erano figli di nobili e non essendo primogeniti non spettava loro alcun diritto sull'eredità del padre. Quindi potevano avere due scelte: o intraprendevano la carriera religiosa oppure venivano inviati come paggi nella dimora di un gentiluomo che poteva essere o un parente o un grande signore. All'età di 7 anni veniva insegnato loro come cavalcare e a vivere in società e intanto imparavano attraverso il sacrificio e il duro allenamento le arti del combattimento e l'arte della spada, ovvero di colei che sarebbe presto diventata la loro più cara amica. Rogerio, oggi è il tuo 14° compleanno e per legge sei diventato scudiero. Grazie, signore, non vi deluderò. Sei diventato scudiero non solo per quello, perché lo dice la legge, ma per tutto l'impegno e tutto il cuore che ci hai messo nel voler diventare un cavaliere. Devo farti un piccolo dono, voglio regalarti un talismano. Spero che ti porti fortuna, portalo sempre con te. Grazie, lo terrò sempre con me. Scusa, ma quali erano i compiti dello scudiero?
Il compito iniziale dello scudiero, come si può capire dal nome stesso, era quello di portare lo scudo del proprio cavaliere. Esso lo aiutava a vestirsi, lo accompagnava in battaglia, lo soccorreva quando era ferito o disarcionato. Inoltre doveva accudire il cavallo del proprio signore, doveva tenere in ordine il suo equipaggiamento, imparare a tirare con l'arco e a trinciare la carne da mettere in tavola. Giovani che volevano raggiungere il rango di cavaliere dovevano curare con attenzione la loro preparazione fisica. Così gli scudieri esercitavano in continuazione i loro muscoli e si addestravano con costanza nell'impiego delle armi. Era un tirocinio di notevole durezza a cui non tutti resistevano. Infatti, solo i più forti potevano aspirare al cavalierato. Oggi, in questo solenne giorno, nel nome di Sant'Andrea e San Michele, io ti nomino cavaliere. Questo schiaffo simboleggia l'ultima onta d'offesa che riceverai senza replicare. Sii sempre leale, secondo il codice della cavalleria, e sii sempre orgoglioso di te. Rammenta, Rogerio, la spada è l'arma più importante del cavaliere. Oggi ti verrà anche donato un cavallo ed uno scudo. Abbi sempre cura del tuo cavallo, prima di tutto, così come della tua spada. Il cavallo è importante e farà parte di te. Ti servirà per combattere, per spostarti e per tante altre cose che imparerai col tempo. Sono finalmente a casa. Che bello rivedere la mia famiglia. E c'è anche Martino. Devo raccontargli un sacco di cose. Oh Rogerio, sei contento? Finalmente hai coronato il tuo sogno, sei diventato un cavaliere. Sì, lo sono, e devo tutto alla mia tenacia e a quello che mi è stato insegnato. E devo dirti la verità, un piccolo talismano però potentissimo regalato da mio zio che mi ha portato tanta fortuna. Udite, udite! Oggi, nell'anno del Signore, 6 marzo 1206, comunico a voi tutti che è volontà di Sua Maestà, il Signore di Prunetto, indire un torneo d'armi per gli soli cavalieri dell'animo nobile al fine di ritemprare lo corpo e la mente e per lo puro diletto di coloro che lo seguiranno.
L'occasione è sì dunque ghiotta per mostrarne lo proprio ardimento, prodezza et virtù del combattimento. Voglio parteciparvi. Devo andare subito dall'armoraro e farmi fare l'armatura e poi l'elmo. Devo andare dal cintaio e anche dalle sarte. Speriamo che abbiano il tempo di forgiare e cucire tutto quello che mi serve. Non posso farmi sfuggire questa occasione. Aspetta, aspetta. Armo che? Come li hai chiamati? Io conosco solo le sarte, gli altri che lavoro facevano. Hai ragione, scusa. L'armoraro, detto anche armiere o corazzaio, è colui che fabbrica le armature e più in generale le armi bianche destinate alla difesa attiva, come lo scudo, o passiva, come l'elmo. L'armaiolo invece fabbrica le armi d'offesa, come le spade, scuri o altro. Inizialmente l'armatura dei cavalieri era costituita da una cotta di maglia, ovvero una sorta di tunica formata da molti e piccoli anelli di ferro collegati tra di loro fittamente. Nel 300 si diffonde tra i cavalieri l'uso di piastre metalliche per proteggere gli arti o alcune parti più esposte di essi e poco per volta si tende a coprire anche sempre di più il torso per poterlo proteggere con queste piastre. Nel secolo successivo alcuni cavalieri iniziano ad indossare un'armatura metallica completa e pensate che il peso di una simile corazzata si aggirava intorno ai 20-25 kg, ma erano ben distribuiti in modo che il cavaliere potesse correre, saltare o montare a cavallo, anche se allora come oggi correvano delle dicerie sui cavalieri che peraltro sono infondate, secondo cui essi si facevano issare a cavallo con delle gru perché immobilizzati dal peso dell'armatura. Ma se questo fosse stato vero non sarebbero mai state utilizzate in battaglia. Infatti, in realtà, un uomo in armatura può compiere quasi ogni gesto. Il segreto sta in come l'armaiolo aveva sagomato le piastre in modo che queste si potessero muovere l'una rispetto all'altra seguendo i gesti del cavaliere. Alcune di queste piastre erano collegate tra di loro da delle stringhe interne di cuoio che ne facilitavano lo scorrimento reciproco. Erano i cintai a confezionare queste stringhe insieme alle cintole, alle cinture e ai portaspada. I cintai facevano parte della famiglia dei calzolai e dovevano garantire dei diritti ai propri clienti. Infatti la domenica dovevano tenere aperta la loro bottega fino al suono delle campane che indicava l'inizio della Santa Messa, in modo che se qualcuno avesse lavorato tutta la settimana, la domenica avrebbe comunque potuto acquistare le calzature e ciò di cui aveva bisogno. La frase che erano soliti dire i calzolai era «bisogna prima pensare e poi fare». Le sarte lavoravano anch'esse per i cavalieri, infatti si facevano fare delle sottocotte imbottite e trapuntate che avevano il compito di smorzare i colpi. Il sartore era per lo più praticato dagli uomini, i mastri bottegai, con una manodopera femminile specializzata nel cucito. Trattando con dei materiali considerati di lusso, il sartore era considerato un benestante appartenente alla classe dei mercanti. L'arte dei sartores nel Medioevo era considerata un'arte lizzera perché dicevano che per aprire una bottega bastassero forbici, ago e filo, ma in realtà servivano anche delle grandi conoscenze tramandate di generazione in generazione, oltre ad abilità e precisione.
Il colore dei vestiti rivestiva un'importante funzione sociale, in quanto più il capo presentava colori sgargianti e più il proprietario era considerato ricco a causa dell'alto costo delle spezie utili per la colorazione, come ad esempio la porpora o lo zafferano. Tornando ora alle nostre armature, alcune di esse venivano parzialmente verniciate di nero per proteggere il metallo e anche per funzioni decorative, mentre altre venivano azzurrate in modo da riflettere i raggi solari e diminuire così il riscaldamento del metallo sotto il sole. Infilarsi le armature metalliche era complicato, ma facendosi aiutare un cavaliere poteva essere pronto a combattere in pochi minuti. Si iniziava con l'indossare la veste d'armi, ossia l'indumento che stava sotto l'armatura, e poi si andavano a mettere in posizione i vari pezzi dell'armatura stessa, iniziando rigorosamente dalle parti inferiori per poi finire con l'elmo. Ecco, ora sono pronto. Questo è il mio primo torneo. Oggi partecipano anche i membri dell'alta aristocrazia europea. Ci sono i sovrani di importanti regni. Dovrò comportarmi lealmente. Combattere pro solo esercizio atque ostentazione virium, attenendomi così al codice d'onore derivato da quello dell'aristocrazia militare che mi è stato insegnato in tutti questi anni di duro lavoro. Combatterò la mia prima melee, questa finta battaglia, e speriamo di battere il mio avversario. Se riuscirò a sconfiggerlo, dovrà cedermi cavallo ed armatura, un buon modo per arricchirmi illecitamente, e intanto mi esercito alla lotta. Quella nobildama ha scoperto che un cavaliere ha violato la legge della cavalleria. Se getterà l'elmo a terra, il concorrente sarà escluso. Così importante l'allenamento? L'occupazione principale dei nobili nel Medioevo erano le campagne militari, che si svolgevano, tranne in alcuni casi, nei mesi caldi. In quelli freddi invece gli eserciti venivano sciolti e alcune volte il freddo impediva anche di occuparsi della caccia. Questo quindi provocava un infiacchimento del fisico e dei riflessi. La soluzione venne trovata nel creare delle battaglie simulate, ovvero dei tornei, che nonostante fossero popolarissime tra i cavalieri e molto amati dal pubblico, che affluiva numeroso a vederli, la Chiesa non smise mai di disapprovarli a causa dell'inutile spargimento di sangue che essi provocavano. Così nel XIII secolo vennero introdotte le armi cortesi, ovvero spuntate. I cavalieri, secondo le regole dell'amor cortese, giostravano in nome della loro servitù d'amore per una dama. Infatti si diceva che solo chi ama possiede un cuore nobile. Rogerio, complimenti per la vittoria del torneo. Come ti dicevo, nulla è mai vano. Tutti gli sforzi vengono sempre premiati. Ma oggi ti vedo distratto. Che cos'è? Di la verità. Forse l'amore ha bussato alle porte del tuo cuore? A me puoi dirlo. Ho visto gli sguardi che lanci alla bella Ersilia. Infatti era così. Rogerio nascondeva un segreto. Aveva da tempo notato la bella Ersilia. Rogerio fu fortunato perché Ersilia si innamorò di lui. A differenza di altri, il loro fu un matrimonio di sentimenti e non di ragioni di stato, come spesso accadeva. Thank you.
gli sposi giungevano all'altare coperti da un unico velo che veniva tolto da una damigella prima dell'inizio della cerimonia. Progenius, visa cicere, ersilia, in presente, in tua legittima uggiore, iusta ritu, sante, matris ecclesiae. Volo. Ersilia, visa cicere, Rogelium, in presente, in tuum legittimum baritum, iusta ritum, matris ecclesiae. Volo. Ego coniungo vos in matrimonio, in nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Parenti e amici tiravano il grano agli sposi, auspicio di fertilità e abbondanza. Va bene, poi facevano la festa, mangiavano. Si dice banchettavano. E quella cosa lì, ma le battaglie? Hai ragione Michele, fino ad ora abbiamo parlato delle cose più belle, ma in realtà tra i doveri di un cavaliere vi era quello di combattere in battaglia e di difendere la propria terra con le armi. La guerra è uno sport di squadra e quindi il cavaliere doveva innanzitutto essere fedele, giusto e leale. Quando si insegue un nemico, bisogna poter contare sui propri compagni di armi. Essere sicuri che nessuno di loro indietreggerà. Che non fuggirà nel mezzo di una mischia, non passerà ad un altro campo. Il primo dovere del cavaliere è quello di mantenere la parola data. Devo essere fedele a tutti gli uomini a cui sono legato, per sangue e per giuramento. La cavalleria è una confraternita dove tutti i membri si aiutano a vicenda. La pace poggia sulla lealtà. È la principale virtù cavalleresca. Ieri mi hanno detto che sono un prode cavaliere, ma voglio meritarmi questo titolo. Preferirei offrire la mia vita piuttosto che tradire, così come spezzerei la mia spada piuttosto che farla cadere in mani nemiche. Thank you.
Goffredo di Charny, oltre che diplomatico e consigliere di fiducia di re Giovanni II, era un cavaliere e nel XIV secolo scrisse Libro sulla cavalleria. All'interno di questo testo troviamo delle frasi come questa. In questa professione si deve sopportare il caldo, la fame, il lavoro duro. Si dorme poco e spesso si fa la sentinella e non potrete cambiare la situazione. Avrete spesso paura nel vedere i nemici venire verso di voi con le loro lance abbassate per trafiggervi e con le spade sguainate per tagliarvi. Le frecce ti arrivano addosso e non sai quale sia il modo migliore per proteggersi. Vedi le persone uccidersi a vicenda e vedi i corpi dei tuoi amici morti proprio di fronte a te. Ma il tuo cavallo non è morto e grazie alla sua velocità vigorosa si può talvolta anche fuggire. Chissà come se la sarà cavata Ersilia al castello. Sono stato fortunato a sposarla. È una buona moglie, un aiuto sicuro. Si è assunta la responsabilità della proprietà per tutto il tempo in cui sono stato lontano. Confido nella buona sorte. Ma perché? Erano le mogli a mandare avanti la vita del castello mentre loro combattevano? Eh già. Era la castellana che sovraintendeva le attività domestiche del castello, quindi la cucina e la vita di tutti i giorni. Poteva avere dei dipendenti che svolgevano gli affari di casa, ma era comunque lei che sorvegliava gli acquisti e acconsentiva le spese. Spettava a lei decidere se accogliere o meno i viaggiatori che bussavano alle porte del castello e doveva accogliere i propri ospiti con la dovuta cortesia e provvedere alla loro sistemazione. Quindi tutte le decisioni gravavano su di lei, addirittura anche quella di decidere se organizzare la difesa del castello in caso di assedio o di attacco nemico. Il rango delle dame era indicato dalla ricchezza dei gioielli che esse indossavano. Aveva delle dame di compagnia per intrattenerla, delle serventi per accudirla e delle nutrici per allevare i propri figli. Le donne nobili, al contrario dei cavalieri, erano spesso ben istruite. Più di una sapeva leggere e scrivere, capiva il latino e parlava lingue straniere. Il racconto? Sì! Bene, sono contenta, però adesso è arrivata l'ora di andare a dormire, come mi avevate promesso. Ok, buonanotte! Buonanotte a te! Ci vediamo domani! Sì, grazie, ciao! Grazie della storia! Grazie a voi, ciao ciao! Ciao!